Martina Rossi non fuggiva quando precipitò e non ci sono prove sufficienti per dimostrare che qualcuno tentasse di violentarla. Queste le motivazioni con cui il 9 giugno scorso la Corte d'Appello di Firenze ha assolto Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, i due giovani di Castiglion Fibocchi, accusati e condannati in primo grado per la morte della studentessa ligure precipitata all'alba del 3 agosto 2011 dal balcone di un hotel di Palma di Maiorca, mentre secondo l'accusa cercava di sfuggire ad un tentativo di stupro. Nelle motivazioni i giudici fiorentini adesso spiegano che quella fuga in realtà non è mai avvenuta, anche se ammettono che un'aggressione di carattere sessuale non può in vero neppur del tutto escludersi, ma subito dopo sottolineano che la caduta della ragazza con le modalità emerse è un elemento non coerente con tale ipotesi, è dissonante e non si salda logicamente con essa. I giudici di secondo grado hanno anche riconosciuto come valide delle testimonianze di una cameriera spagnola, unica testimone oculare, che alla polizia aveva raccontato di aver visto Martina scavalcare il balcone e lasciarsi cadere. Inoltre, sempre secondo la Corte, l'ipotesi del tentativo di violenza sessuale si fonda soltanto su due elementi: il fatto che Martina fosse in mutandine quando è volata giù e che Alessandro Albertoni avesse graffi sul collo, due elementi troppo poco significativi secondo i giudici perché da essi soltanto possa desumersi una condotta diretta al compimento di una violenza sessuale, da qui l'assoluzione piena per i due giovani di Castiglion Fibocchi, opposte chiaramente le reazioni alle motivazioni della sentenza. Abbiamo visto accolte tutte le nostre tesi difensive, abbiamo visto anche valorizzati i contributi dei nostri consulenti, al quale la sentenza della Corte d'Appello attinge a piene mani per corroborare la versione anche data dall'unico testimone oculare, che era la cameriera dell'albergo, la Francesca Puga Escuder. Quindi massima soddisfazione per questa sentenza, che è analitica, approfondita e che smantella pezzo per pezzo la sentenza di primo grado. Io, se posso, voglio dire, vado fino in fondo. Quando posso e cercando, ecco, di poter in tutti i modi, ecco, rendere giustizia a Martina, perché Martina perché si è buttata giù dalla finestra? Ma per quale motivo? Che motivo aveva di buttarsi giù dalla finestra in mutande? La tristezza è naturalmente dentro di me, ma voglio dire, però c'è anche la voglia di non subire un torto così clamoroso, così vergognoso, perché questo è un torto, ecco, che fanno ancora una volta Martina.